Tempo fa la nostra Pisa già dall'Arno era divisa. Tramontana e mezzogiorno, la palude tutt'intorno. Poi Repubblica divenne, con la flotta sempre indenne, designata cosa rara anche come marinara. È così che inizia la storia di una delle città più belle al mondo, Pisa, famosa per il fascino delle sue tradizioni e delle sue architetture. E così inizia la storia del gioco del ponte, un gioco inventato dai pisani e trasferito attraverso i secoli con grande passione e grande amore. È un gioco fatto di colori, di suoni, suggestioni che animano i combattenti che vogliono tenere alti i colori e le insegne del proprio quartiere. Guardate attentamente questo documentario, vi aspetterò alla fine per raccontarvi le evoluzioni del gioco dei pisani, il gioco del ponte. E a chiunque il palio andrà, sempre Pisa vincerà.
Thank you.
Andiamo! Il gioco del ponte venne inventato dai pisani per allenarsi alle battaglie contro i pirati e tenere i giovani lontani dagli ozi. Anticamente si effettuava un finto combattimento chiamato mazzascudo. Uno scontro fra fazioni, la parte a nord del Gallo e la parte a sud della Gaza, avveniva in Piazza degli Anziani, l'attuale Piazza dei Cavalieri, e ci si incontrava con le mazze e con gli scudi per difendersi. L'obiettivo, la conquista del terreno e l'onore sulla città. ...1406 conquista Fiorentina. Pisa deve abbandonare il potere e deve abbandonare le sue tradizioni, compreso il gioco del mazzascudo. Ma un evento portò alla ribalta l'antico torneo. 1567, la nascita di Eleonora de' Medici. Il padre vuole creare attenzione intorno a questo lieto evento e per l'occasione si giocò sul ponte di mezzo un combattimento, disputandolo con un lancio di pietre, alla maniera della famosa battaglia Cosassi. Il gioco, trasportato sul ponte, diviene gioco del ponte. Non si perde la modalità dello scontro corpo a corpo, ma non si combatte più con i sassi, con le mazze e con gli scudi, bensì con uno strumento di offesa e difesa chiamato targone, una pala di legno a forma di foglia di olivo, con la quale si contrastava l'avversario. Le fazioni di Pisa diventano tramontana la parte a nord e mezzogiorno la parte a sud. Durante i secoli il gioco ha subito molte sospensioni, le dominazioni, le guerre, la peste, il crollo del ponte di mezzo. Ma i pisani affezionati a questo loro torneo hanno sempre cercato di recuperarlo, studiando gli archivi, ricucendo i costumi logori, interpellando persino un pittore, Fortunato Bellonzi, affinché li ridisegnasse secondo la moda spagnoleggiante del 500-600. E poi nel 1947 l'invenzione che cambia la modalità di gioco, ovvero il carrello di Ferruccio Giovannini, definito il papà del gioco del ponte. Uno strumento in ferro dotato di pali o tubi su cui i combattenti poggiano le loro schiene ed effettuano una spinta all'indietro per poter spostare l'intero marchingegno al di là della linea di mezzeria e conquistare il terreno. Dal 1982 la corsa del gioco del ponte non si è mai fermata. Ogni ultimo sabato di giugno Pisa vede recuperare la sua antica gloria e le tradizioni sul ponte di mezzo. Ad oggi l'evento si svolge in due fasi. Una prima parte, il corteo storico, 700 figuranti che sfilano sui lungarni con i costumi disegnati da Fortunato Bellonzi. E poi lo scontro al carrello fra la parte a nord di Pisa, definita oggi tramontana, e la parte a sud, mezzogiorno. Ogni parte è divisa in 6 squadre a rappresentare i quartieri della città. I combattenti salgono sul ponte, si schierano, guidati da un capitano, sui tubi per effettuare la spinta vincente. L'obiettivo? Spostare il carrello oltre la linea di mezzeria del ponte fino ad abbattere la bandierina avversaria e poter ottenere una vittoria parziale. Ogni vittoria rappresenta un punto per la propria fazione. In caso di parità si affronteranno le nazionali, le due squadre composte da migliori combattenti di ogni parte
e a quel punto si giocherà alla bella che decreterà la vittoria di una parte o dell'altra per quell'anno. È un gioco fatto di suggestioni, emozioni, passioni. I combattenti vogliono portare in alto la gloria della città, il motto del gioco del ponte. Si è amici tutto l'anno e nemici solo il giorno del gioco, perché a chiunque il palio andrà, sempre Pisa vincerà.